palazzo sì, perché quello è il palazzo sì. Queste erano le scuderie, dietro c'è uno spazio. Abbiamo preso due locali, praticamente abbiamo ricostruito i vari periodi della storia del palazzo. Usiamo il primo periodo dall'inizio fino al 33, poi via via la mostra che abbiamo fatto dentro poi diventerà itinerante su tutti i paesi del mondo. Che cosa? Mario.
Pronto? Stacco, eh? No, forse è stato. Ok. Aspetta che piove. Aspetta perché mo piove, non so che succede, aspetta un attimo. Sei in linea? Che vogliamo fare? Sì, sì, no, sono... Sarò molto breve, visto le condizioni climatiche. Porto il saluto dell'amministrazione comunale di Pescasseroli e dell'intera cittadinanza a tutti i presenti. Sarò breve anche perché nel dibattito tematico di questa mattina del percorso, diciamo, di educazione alla sostenibilità per la tutela della biodiversità ci sono stati molti interventi articolati, competenti, che ci hanno reso dotti e informati su questa strategia della tutela della biodiversità. Sono felice, sono contento, sono emozionato di essere qui
in questo giorno particolare che si celebra il centenario, l'anniversario del parco. 100 anni di storia, 100 anni di un, sarà molto breve, 100 anni di un percorso che ha visto una trasformazione naturalistica, socio-economica, turistica del nostro territorio, fino ad arrivare ad una valenza o un patrimonio che ha una valenza internazionale. Questo è e il percorso di questo 100 anni, come è stato caratterizzato oggi dagli interventi, ha avuto delle fasi, una fase più di conservazione che è stata legittima in quella fase contestualizzata al momento storico che attraversavamo, poi quello della tutela dell'ambiente per poi passare allo sviluppo sociosostenibile ed infine alla strategia della biodiversità. Biodiversità che ha un valore imprescindibile, assoluto, che comincia a fare breccia nelle coscienze, diciamo così, collettive, però per essere tale ha bisogno che venga stimolata la coscienza personale, perché solo con una coscienza personale può essere efficace la tutela della biodiversità, soprattutto in un territorio e un habitat antropizzato. Per questo quello che è emerso oggi dal convegno è questa attenzione alla promozione di competenze e capacità dei giovani che possono poi promuovere uno sviluppo sostenibile, ma che si allarghi anche allo sviluppo di uno stile di vita sostenibile, a valori importanti come la pace, la non violenza, un'organizzazione della cittadinanza universale. Vedi, quindi è un viaggio che parte tutto sommato da un microcosmo, anche se importante, di migliaia di ettari, Parco del Paradiso e Parco d'Abruzzo, e si arriva a questa visione macro, di macrocosmo, che è quello della biodiversità. Un bel viaggio che ancora continua. Lancio solo quello che è emerso dal convegno di oggi, la scuola dei parchi. Mi propongo e condividerò con i sindaci del territorio una scuola del parco qui a Pescasseroli. Grazie, buon proseguimento di festa. Grazie sindaco, la parola al presidente della regione, che ringrazio molto per essere venuto. E ricordatevi, parco bagnato, parco fortunato. La parola al presidente Marsiglio. Il parco è da 100 anni l'orgoglio della nostra regione. Siamo orgogliosi di averlo pensato, fatto nascere tra i primi in Italia, in Europa e nel mondo, e di aver da un secolo insegnato all'Italia, all'Europa e al mondo come si fa la conservazione della natura, la tutela delle specie in via di estinzione, la promozione dei valori ambientali, della sostenibilità, in tempi in cui non andava di moda parlare di questi termini. Quindi continueremo a farlo, a stare vicini al parco. Oggi condividiamo questo onore e questo orgoglio insieme alle regioni vicine del Lazio e del Molise, ai comuni che sono venuti qui e che ringrazio tutti con i loro gonfaloni, insieme ai comuni del territorio abruzzese. Quindi buon lavoro presidente, grazie per quello che state facendo. L'affetto e l'entusiasmo della popolazione del territorio dimostra che stiamo anche ricucendo quella ferita che negli anni a volte si è creata tra il parco e la popolazione residente, che è un elemento fondamentale di convivenza che deve esserci. Ancora da lavorare per costruire modelli ancora migliori e ancora più sostenibili di convivenza tra il parco e le attività dei residenti, però noi vogliamo farlo con grande determinazione insieme a voi e al vostro fianco e insieme ai cittadini, che mostrano ancora la voglia, la determinazione e anche il coraggio di continuare a vivere in montagna, perché i primi custodi del parco sono quelli che ci vivono tutti i giorni dell'anno. Grazie. Grazie a lei presidente Marsiglio. Grazie a lei presidente Marsiglio, solo per dire che Sipari, quando nel 23 fece questa iniziativa, grazie per questo umido ma caloroso saluto.
Io ho avuto il piacere di incontrare il presidente Marsilio in alcune circostanze e l'ho trovato sempre molto attento e molto disponibile, e desidero renderne pubblicamente atto in questo incontro di oggi, come gli altri suoi colleghi, ma lei oggi è qui e io devo ringraziarla con grande simpatia. E vorrei ancora dire, Sipari scrive nel suo libro, il parco è fatto ma si farà. Io voglio riprendere il si farà. Il parco si fa ogni giorno. Il parco si fa ogni giorno nel dialogo con le popolazioni, con le associazioni, con il mondo della scuola, con voi come istituzioni che ci dovete essere vicine. Questo è quello che noi chiediamo. Sappiamo di poter contare, ci sono state anche alcune iniziative, alcune prove tangibili di quello che voi come Regione Abruzzo avete voluto fare, e io la ringrazio come ringrazio tutti coloro i quali si sono presi questa bagnata oggi. Non mandateci i conti della tintoria per gli abiti, è stata un'iniziativa molto bella. Nel frattempo la pioggia ha mollato un po', non ho capito se la... Ecco, volete provare o no? E allora vi facciamo ascoltare, così chiudiamo qui perché sennò veramente rischiamo un ritorno, vi facciamo ascoltare il coro. Mentre si sistemano, il presidente del Gran Paradiso, con cui siamo sodali, dirà due parole, prego. Grazie, signor Presidente. Ringrazio moltissimo il presidente Cannata, il direttore Luciano Salvatore, sono qui a sedere il direttore